sit-in dei tirocinanti della giustizia, una storia senza fine. Nonostante siano partiti i bandi, oggi siete qui per chiedere cosa alla Regione Calabria? In realtà i bandi non sono partiti, noi sono 17 mesi che attendiamo che questo bando parta. La Regione Calabria 17 mesi fa ha indetto un bando per 1000 tirocinanti presso gli uffici giudiziari, se non che il Ministero interviene dicendo che tutta questa manovalanza gratuita comunque non era disposta ad accoglierla, che ne avrebbe accolti 650. La Regione da canto suo risponde dicendo che si sarebbe fatta carico lei personalmente dei 350 che eccedevano, disponendoli presso gli uffici dei giudici di pace. In realtà ad oggi queste dislocazioni sono state fatte, ma sono state fatte senza nessun criterio, diciamo, anche oltre tanti chilometri di distanza dalla residenza dei tirocinanti, che ricordiamo vanno a fare tirocini per 500 euro al mese lordi, e quindi ci troviamo in questo stato che non possiamo ancora partire, ci ritroviamo ancora qui oggi disoccupati a aspettare di fare un ulteriore tirocinio con la Regione Calabria che si fa vanto, si fa campagna elettorale dicendo che dà 1000 posti di lavoro, in realtà noi siamo qui fermi. La Regione ieri è uscita con un comunicato in cui assicura che il bando non verrà annullato, sostanzialmente che sta lavorando per trovare soluzioni adeguate, quindi altri enti in cui destinare questo surplus di persone mandate negli uffici dei giudici di pace. Noi ci chiediamo soltanto come mai, dopo la graduatoria definitiva e dopo 17 mesi, ancora si stia lavorando per cercare enti in cui mandare le persone. Adesso basta, bisogna dare veramente una svolta a queste 1000 famiglie. Non sappiamo più come andare avanti. Noi da qua non ci muoveremo affinché la Regione dica domani potete andare a lavorare. Rossella Galati per la CNews 24.